Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, sapete qual è l'indole, il carattere, la volontà, quali sono le intenzioni di Polifemo, del nostro modo di fare giornalismo, di promuovere il nostro territorio, quelle eccellenze, quelle manifestazioni, quegli eventi che servono a davvero valorizzare quei tesori che non sono tesori nascosti ma sono tesori evidenti, e lo dico con il cuore aperto di tarantino e di meridionale convinto. Siamo qui in quel di Palagiano per la 28ª sagra del mandarino e degli agrumi del Golfo di Taranto, 14, 15 e 16 dicembre 2018. Una tre giorni in cui si parte da questa ricchezza che Madre Natura ci ha dato alla terra di Palagiano e al territorio ionico in generale, per così affiancarlo a tante attività, tante manifestazioni collaterali. E allora ovviamente partiamo dal primo cittadino, l'avvocato Domiziano Lasigna, una 28ª edizione che è un cardine della tradizione, della storia, della cultura di Palagiano. Sì, assolutamente sì, è la nostra occasione, la nostra vetrina, l'opportunità di raccontare al nostro territorio, alla provincia, alla nazione, il valore intrinseco che ha l'agrume per Palagiano, il clementine di Palagiano. Palagiano viene definita la città delle clementine, del clementine, ed è una dicitura questa che indica un po' anche il valore proprio tradizionale del nostro paese, vocazione agricola che vede nella produzione agrumicola la ricchezza principale. E allora noi come amministrazione abbiamo voluto continuare la tradizione della sagra del mandarino a Palagiano. Il periodo non è dei migliori, me lo dicono i produttori che vedono la produzione agrumicola deprezzarsi sempre di più, addirittura pare che questo sia uno degli anni meno positivi per il valore, la produzione e la commercializzazione. Noi però crediamo... Un motivo per dare un maggiore impulso, una spinta maggiore. Esatto, crediamo che la politica possa e debba fare anche questo, cioè promuovere il prodotto, promuovere l'identità, perché io lo dico sempre, quando Palagiano vende le sue clementine, quando Palagiano vende il suo prodotto, non vende solo il frutto, ma vende anche una identità, vende anche un pezzo di paese, e questo è un po' il valore che è dentro questa sagra. È chiaro che l'offerta viene ampliata con una proposta anche di convivialità, di musica, di aggregazione, il paese inizia a riempirsi, inizia la sagra, il paese inizia a riempirsi, arrivano forestieri, arrivano amici che dagli altri comuni vengono a visitarci, e questo per noi è già un buon punto di partenza. Ecco sindaco, noi viviamo la realtà di Taranto, viviamo il dramma ambientale, il dramma Ilva, si parla di monocultura, purtroppo c'è una monocultura dell'acciaio, ma bisogna uscire da questo solco e percorrere quelle strade alternative, quelle strade, considerare quei percorsi che rientrano nel nostro DNA, le tradizioni, le origini, la matrice marinara di Taranto, ma anche la matrice agricola. Questa manifestazione ha piena sede, a piena collocazione in questa mission cui evidentemente l'amministrazione di Palagiano vuole contribuire. Certo, vuole contribuire e ci crede fermamente. I dati dicono che i giovani tornano alle campagne, i dati dicono che la produzione agricola in genere torna ad essere una vocazione imprenditoriale per i giovani del sud. La regione Puglia è vicina anche a questo tipo di investimenti e di prospettive. Noi come comune agricolo non dobbiamo fare altro che continuare a testimoniarla, questa vocazione, nel bene e nel male, nei momenti di fortuna, nei momenti meno fortunati. La monocultura è evidentemente un elemento di cui bisogna tenerne conto, però resta il fatto che Palagiano ha la sua grande opportunità, che è quella di essere conosciuta a livello nazionale per il suo, appunto, per la sua vocazione agricola. È questo quello che noi dobbiamo continuare a fare. Come si fa in tante città d'Italia in cui proprio le
caratteristiche locali, prodotti locali hanno una loro eco, una loro dimensione nazionale e internazionale. E voglio sottolineare anche l'importanza di far sì che dibattersi sempre affinché queste risorse, queste manifestazioni, questi eventi siano davvero presi in considerazione da enti superiori, realtà superiori, penso alla regione, penso al nostro governo, perché poi se Taranto soffre, beh, queste realtà produttive vanno sostenute a Bari e a Roma. Assolutamente, sono d'accordo e credo che se questa realtà, quella di Palagiano, come tutte le realtà agricole locali, debbano e possano costituire un'alternativa, ciò deve diventare quasi una istituzione, cioè le istituzioni devono in qualche modo aiutare, interagire proprio. Assolutamente, interagire, supportare, aiutare, promuovere queste nuove versioni di impresa locale per superare le problematiche a cui si faceva riferimento, che sono problematiche evidenti, peraltro le cui ricadute sono anche sentite fortemente dal comparto agricolo locale. Io sono felice di essere qui e di dare ufficialmente l'inizio alla nostra serata, a questi tre giorni che dedichiamo al nostro prodotto principe, che è il clementino. Come abbiamo detto in più interviste, nonostante il momento non sia dei migliori per la produzione agrumicola, noi crediamo che la politica debba fare questo fondamentalmente, creare occasioni di promozione perché il nostro prodotto venga conosciuto in maniera importante e con le giuste conseguenze a livello anche nazionale oltre che internazionale. Quindi grazie a tutti, io adesso farò la foto anche con la scuola Rodari dopo averla fatta con gli studenti della Giovanni XXIII. Un grazie a voi, alle scuole, perché questo è una, come dire, linfa importante per il nostro paese. Grazie e buona sagra del, buona 28ª sagra del mandarino. Mimmo Catucci, presidente di Palagiano Promozione. Bene, è bello vedere che al fianco delle istituzioni agisce il mondo dell'associazionismo. È già nel nomen, nella dicitura, Palagiano Promozione è contenuto tutto. C'è la voglia di valorizzare quel brand, il brand di Palagiano. È, come dire, l'icona, ecco, se dovessimo usare un'icona per Palagiano, come la Tour Eiffel a Parigi, beh, il mandarino è, come dire, l'elemento più rappresentativo di Palagiano. Infatti sì, buonasera, grazie a voi di Polifemo per essere qui con noi stasera alla 28ª sagra del mandarino, una tradizione che ormai si ripete da quasi 30 anni, noi che eravamo piccoli come i bambini piccoli, i ragazzini delle scuole che ci sono in questo momento, tanti anni fa i nostri genitori ci portavano alla sagra del mandarino, per cui in questi giorni, 14, 15 e 16 di dicembre, si rinnova questa tradizione bellissima che ci porta in vetrina il nostro oro, come dicevi tu, cioè il clementine del Golfo di Taranto. Infatti, se vogliamo identificare Palagiano si identifica appunto con il clementine. Ecco, cerchiamo di comprendere, di spiegare agli amici da casa la vostra attività. Palagiano Promozione fa tanto, perché poi quando ci sono queste manifestazioni si vede il prodotto finito, ma dietro al prodotto finito, al piatto bello e pronto, ci sono i cuochi che lavorano e sgobbano duro. Assolutamente sì, mesi e mesi di lavoro, per cui abbiamo seguito i produttori, diciamo, dalla fine della scorsa estate, quando si iniziano a preparare i campi per poi, ecco, procedere all'agrumicoltura vera e propria, per cui grande contatto con i produttori, perché è giusto che, come dicevo prima, il loro oro, il nostro oro abbia come vetrina il nostro paese in questi giorni, per cui grande collaborazione anche con le scuole, con le altre istituzioni con le quali abbiamo avuto da sempre, come Palagiano Promozione, un collegamento intenso, tant'è vero che oggi i bambini di due istituti comprensivi, che sono l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari e l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, qui in piazza stanno facendo canti e balli popolari. Ecco. La necessità che la cultura della terra, come sinonimo della cultura del lavoro, del sacrificio, delle braccia
che davvero sudano, ma per produrre in maniera pulita. Ecco, questo paradigma, questa immagine è un elemento fondamentale per l'educazione dei giovani, il legame con la terra, il legame col lavoro, la crescita e la vita secondo natura. Assolutamente sì, a me piace pensare che noi siamo della terra e a me piace quando mi identificano che dice che voi siete della terra. Questo è un grande legame che abbiamo con la nostra terra, con il nostro territorio e con il nostro lavoro, perché io credo, e questa è la cosa che ci sforziamo di trasferire ai nostri figli, che le cose buone si raggiungono solo con il lavoro, per cui anche Palagiano Promozione con il suo lavoro ha fatto in modo che anche per la 28ª Sagra del Mandarino ci fosse questa bellissima festa di piazza. Ecco, spostandoci un attimo dall'evento di quest'oggi, cosa bolle in pentola per i prossimi appuntamenti di Palagiano Promozione? Allora, per i prossimi appuntamenti di promozione io prima di tutto volevo invitare tutte le persone a seguirci, anche perché questa sera ci sarà il concerto di Banda Adriatica, una band di musica popolare molto seguita, e poi domani sera c'è il concerto dei Folk a Sud, che ormai sono diventati gli ambasciatori della musica pugliese nel mondo. Per quanto riguarda altri appuntamenti di Palagiano Promozione, abbiamo diverse cose che bollono in pentola, per esempio delle mostre sempre basate sulla cultura della terra e sulla coltivazione del clementine. Michela Maniglia, consigliere comunale di Palagiano. Beh, è bello vedere gli amministratori tra la gente in questo legame inscindibile, indissolubile, perché poi girando, vivendo il paese, vivendo la realtà, vivendo la quotidianità, si capiscono tante cose, e questo è un momento di aggregazione, un momento di afflato sociale. Allora, pochi giorni fa è arrivata una persona a Palagiano che ha detto: allora, a Palagiano esistono dei blocchi, adesso siamo nel periodo blocco sagra, perché quando c'è la sagra a Palagiano si ferma tutto e tutte le organizzazioni, tutti gli enti del territorio si dedicano alla sagra del mandarino. In questo momento si stanno esibendo le scuole del paese. Ecco, questo sottolineavo anche con il presidente di Puglia Promozione. I valori, l'educazione legati al rispetto del territorio e dei suoi prodotti come momento di crescita. Allora, per quanto riguarda per esempio la scuola, io sono un insegnante e non riesco a scindere i ruoli. Il discorso che stiamo portando avanti dalla scorsa edizione è quella di far conoscere ai bambini il valore del clementino, del clementine come prodotto del nostro territorio, e lo abbiamo fatto fin dalla scelta del logo, che rappresenta una corona le cui gemme sono appunto gli spicchi, no? di questo prodotto del mandarino. E ai bambini sono stati proposti dei brevi percorsi formativi che insegnassero ai bambini il valore intanto del chilometro zero, perché il clementino è un frutto del nostro territorio che tanto ha detto nello sviluppo di Palagiano e delle terre limitrofe, e poi è un prodotto buono che loro mangiano facilmente, che gradiscono. Stamattina hanno fatto spremute, hanno giocato, hanno vissuto da vicino proprio la preparazione di questo prodotto. Salvatore Pulimeno, consigliere comunale, altro consigliere comunale di Palagiano. Ecco, il rapporto tra ente comune, quindi tra istituzioni ed associazioni, un'organizzazione di un evento abbastanza composito non è semplice e occorre un'azione sinergica tra amministratori ed amministrati, tra amministratori e società civile, tra amministratori e associazionismo e volontariato. Sì, indubbiamente la partecipazione dell'amministrazione, se non viene completata, ecco, da questa sinergia con l'associazionismo democratico del territorio, ecco, non può dare quella spinta propulsiva che merita un evento del genere.
L'amministrazione deve proporre un evento che porti una cassa di risonanza sul territorio e sul prodotto clementini, sul prodotto agrumi del nostro territorio. Questo deve fare e questo lo sta facendo. Lo sta facendo facendo venire le TV anche nazionali. Domani avremo le TV nazionali qui in Palagiano che visiteranno alcune delle nostre aziende agricole. Ma lo sta facendo e lo ha già fatto con le associazioni presenti sul territorio. Il coinvolgimento di Slow Food quest'anno è stato fondamentale perché siamo stati a promuovere il nostro prodotto e la nostra sagra in un evento internazionale che è quello del Salone del Gusto di Torino. Sono stato lì personalmente, abbiamo svolto una o due giorni che ha parlato di Palagiano, che ha parlato del nostro territorio, che ha parlato dei nostri agrumi. Ci hanno apprezzato in tutto il mondo. Alcuni di loro presenti al Salone del Gusto, alcuni buyer internazionali, verranno a visitare il nostro territorio in questi giorni della sagra, saranno nostri ospiti e domani colgo l'occasione per dire anche questo: verranno 60 camperisti di un'associazione di camperisti provenienti da 5 regioni d'Italia, da 5 regioni diverse, e li porteremo tra i nostri agrumeti, faremo visita alla nostra sagra, mangeranno qui in un ristorante del nostro territorio. Ecco, tutto questo deve fare l'amministrazione pubblica insieme alle associazioni, promuovere il territorio, poi sta la sagacia, alla bravura dei nostri agricoltori spendere questa cassa di risonanza che l'amministrazione sta dando appunto al territorio e al prodotto agrume. Parlare di mandarino significa parlare di agricoltura e quindi era duopo la presenza, ascoltare Mimmo Catucci, l'assessore appunto comunale di Palagiano all'agricoltura. Come si sta muovendo, come si muove, si sta muovendo e si muoverà il suo assessorato in questa direzione? Oggi è la festa, io l'ho detto, dell'icona di Palagiano, ma il mandarino diventa lo strumento per un'economia. Certo, quando ci siamo insediati un anno e mezzo fa, la prima cosa che ci siamo chiesti, la prima domanda che ci siamo fatti è stata: cosa può fare un'amministrazione, cosa può fare un ente per valorizzare quello che è il prodotto, quello che è il fiorarocchiello del suo territorio, che è il clementine di Palagiano. Noi siamo partiti con una campagna massiccia di marketing territoriale, abbiamo intercettato dei fondi regionali e dall'anno scorso, quindi questo è il secondo anno, però questa è la 28ª edizione, diciamo, da quando è nata la sagra del clementine, che cerca di dare un po' di vitalità, che cerca di dare un plusvalore, cerca di dare un valore aggiunto a quello che è il prodotto basilare, il prodotto principale della nostra agricoltura. Io mi rendo conto che la campagnata di quest'anno è una campagnata un po' anomala, i prezzi delle clementine sulle piante sono un po' bassi, questa situazione è dovuta al fatto che c'è l'invasione di agrumi dal bacino del Mediterraneo, purtroppo paesi che non giocano seguendo le stesse regole dell'Italia, paesi che hanno costi di produzione molto più bassi di quelli italiani, come per esempio il Marocco. Tutta questa situazione poi è stata anche aggravata dal fatto che l'annata è anomala anche dal punto di vista delle temperature, si è trovato un po' il mercato ingolfato a causa del fatto che per le alte temperature, per le elevate temperature, il prodotto precoce praticamente sta maturando adesso insieme al prodotto tradizionale, quindi insieme al clementine tradizionale. Di conseguenza c'è un eccesso di offerta sul mercato, la domanda si sta mantenendo un po' bassa perché il clementine sappiamo che tradizionalmente è un prodotto che viene acquistato e consumato durante il periodo invernale, però quando le temperature sono più basse, comunque più basse rispetto a quelle che ci sono ad oggi in Italia. Noi speriamo che le festività, insomma, anche questa campagna di marketing, come dicevo prima, territoriale, dia quel plusvalore, quel margine in più per dare dignità al reddito dei produttori di agrumi. Siamo infatti con il dirigente scolastico Antonella Lentino, che è dirigente scolastico della Giovanni XXIII di Palagiano. Parliamo della preparazione.
che questi ragazzi hanno così maturato, diciamo, nel corso del tempo, perché poi vediamo l'esibizione, però c'è tutto un lavoro e soprattutto con i più piccoli ci vuole anche psicologia. Ci vuole psicologia, ma i bambini ci mettono tanta partecipazione e tanta voglia di fare. La spontaneità è l'aspetto più bello. E sono estremamente spontanei, non so se avete sentito, insomma, il piccolo che così con la poesia in dialetto puro di Palagiano ovviamente si è esibito prima. Veramente noi stiamo lavorando da un po' di tempo, già stamattina comunque la scuola è stata per un momento si è fermata proprio per dare avvio scolastico alla Sagra del Mandarino con una spremuta fatta dai bambini per strada, e quindi stasera poi invece abbiamo terminato, coronato tutto quanto sempre con i più piccoli. I grandi invece hanno allestito uno stand all'ingresso della sagra, proprio perché la partecipazione è stata di tutti, dai più piccoli ai più grandi, scuola primaria e scuola secondaria. Ho qui al mio fianco la professoressa Rocchina Gentile, che è la fiduciaria dell'istituto, della scuola Rodari. E allora parliamo di questi ragazzi, di questi piccoli che vivono il loro rapporto con Palagiano e con le bellezze naturali di Palagiano. Una di queste ovviamente è il mandarino. Dico bellezza per usare un termine onnicomprensivo, perché bellezza vuol dire legame con la terra, vuol dire educazione alla terra, tutti i valori che i più piccoli devono maturare al loro interno, nella loro mente. Nello specifico, in cosa vi siete preparati per questa 3 giorni? Allora, i bambini hanno lavorato da qualche tempo per prepararsi a questo evento in collegamento con il territorio, a cui noi abbiamo partecipato con grande piacere. Hanno elaborato dei testi, delle poesie, hanno preparato delle coreografie che poi hanno presentato alla popolazione palagianese, ed è stato molto importante prepararli perché dobbiamo legarli alle tradizioni del territorio e ai valori autentici della nostra tradizione. Ci sono nella realtà di Palagiano delle menti, delle perle che arricchiscono il territorio e contribuiscono alla crescita culturale di Palagiano e non solo, di tutta l'area ionica. Abbiamo infatti Maria Antonietta Scalera, fumettista illustratrice, che è l'autrice, vedete, dell'immagine che accompagna la 30ª edizione della Strapalagiano. Lei stessa ci commenterà, però è bello vedere il palazzo, la torre del municipio di Palagiano che corre, che è in movimento, e gli immancabili mandarini, due realtà che compendiano, che sono l'essenza di Palagiano. Ecco, com'è nata questa idea, l'elaborazione di questo manifesto e quant'altro? Allora, innanzitutto ho voluto rappresentare due immagini che rappresentano fortemente Palagiano, come in questo caso sono il comune con l'orologio e le immancabili clementine. Per rendere, diciamo, partecipi anche un po' i bambini, l'ho reso un po' più animato, infatti gli ho messo degli occhi, dei guanti e delle scarpe proprio per quello. Diciamo che ho rappresentato il comune che corre nelle tipiche strade di campagna con gli alberi delle clementine che noi tutti conosciamo a Palagiano. E in questo caso esclama ciò che noi siamo soliti dire durante una corsa: sono quasi arrivato, cioè ho quasi raggiunto la meta. E quindi ho inserito anche poi il ballone e delle onomatopee per simboleggiare l'affaticamento. E lo scopo principale era proprio rappresentare un qualcosa che desse importanza alla Strapalagiano, ai 30 anni di Palagiano, della Strapalagiano, della corsa. Stiamo percorrendo tutto Corso Vittorio Emanuele, dove sono
allestiti i vari stand espositivi e ci stiamo soffermando qui con l'azienda Carmignano Marco. Beh, i mandarini parlano da soli. Niente, noi siamo un'azienda che esiste sul territorio da 50 anni praticamente, questa è la terza generazione della nostra azienda, produciamo clementine di varietà tradizionale, quindi è un clementino autoctono, arance navel che commercializziamo sui mercati del nord, del centro e in più forniamo anche, abbiamo delle forniture dirette su dei negozi e supermercati. Quindi un grande sviluppo, non solo una dimensione locale, ma come diceva lei, una diffusione a livello nazionale. Sì, perché naturalmente il prodotto mica lo possiamo vendere qua sul posto, e dobbiamo comunque mandare al nord i prodotti perché lì non ci sono e quindi lì si comprano le clementine e le arance. E allora degustiamoci una clementina in diretta, la caratteristica, notavo, è che non ci sono noccioli. Questo è il clementino tradizionale nostro, quindi è esente da noccioli. Quello è il mandarino comune, il vecchio mandarino comune che ha i noccioli, che purtroppo per quella caratteristica abbiamo dovuto estirpare o innestare perché per la presenza del nocciolo non era gradito al, diciamo, al pubblico. Ai consumatori. Esatto, esatto, tutto qua. E questa prima serata della Sagra del Mandarino si conclude con un momento musicale e qui all'opera la banda Adriatica e abbiamo un suo rappresentante, ti chiami? Claudio Prima. Bene, parliamo del vostro genere e dell'offerta musicale per Palagiano. Questa sera presenteremo un nuovo disco che si chiama Odissea. Noi ci occupiamo di musiche che vengono dal Mediterraneo in particolare, ci occupiamo cioè di mettere insieme musiche che vengono da paesi lontani e diversi, sviluppando un linguaggio musicale nuovo, originale, in un clima di festa, ed è proprio la festa che cercheremo di portare oggi a Palagiano in questa splendida sagra. È una festa che di norma noi facciamo a bordo della nave che ci porta in giro per il Mediterraneo e che stasera offriremo a tutti come se questo palco si trasformasse per una sera in una imbarcazione che va per mare. Bene, termina qui la parte di Polifemo relativa alla Sagra del Mandarino, un momento storico per Palagiano, un evento giunto alla 28ª edizione, ora gli obblighi pubblicitari e al rientro una nuova pagina di Polifemo con nuovi eventi.